schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Solo Money Glitch. È un pochino laborioso però è fattibile ragazzi. Allora, per fare questo glitch staremo in una sessione solo invidi per comodità. Abbiamo bisogno di un veicolo Pegasus chiamato col telefono, quindi dobbiamo avere, che so, un camion o una qualsiasi cosa, e un'auto di strada per il momento ragazzi. Quindi prendete l'auto di strada, la posizionate vicino alla base operativa, fate comparire la scritta base operativa piena, e la cancellate, scendete dall'auto e incominciate a cospargere l'auto di benzina ragazzi, abbondante benzina. Questo è quello che dovete fare. Adesso andremo un attimino un po' in velocità ragazzi, e una volta che comunque avete cosparso diciamo l'auto di abbondante benzina, mi raccomando abbondante ragazzi, non lo sto dicendo perché me vade di abbondante, ma perché deve essere abbondante, perché altrimenti la macchina non prende fuoco. Allora, perché con la benzina ragazzi? Perché con le molotov non capisco perché, o comunque non lo so, forse hanno messo un fix. Quando c'è il fuoco vicino alla base operativa non compare la scritta garage pieno, base operativa piena. Quindi vi fate una miccia ragazzi che vi allontana un pochino diciamo il fuoco, che vi dà il tempo insomma, e col menu interazione state lì. Però prima di fare questo che dovete fare? Accendete la miccia come sto facendo io, premete il menu interazione e quando siete in auto lo rilasciate, lo togliete, vi comparirà base operativa piena, aspettate che prendete fuoco, quando siete sicuri che avete preso fuoco premete X per accettare ragazzi, aprite il menu interazione e vi suicidate. Quindi dovete accettare il messaggio di base operativa piena, mi raccomando. A questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Io innanzitutto vado a ritornare nella mia base operativa, però dovete prendere questo veicolo Pegasus e metterlo vicino alla base operativa, vicino al pallino giallo. Poi chiamerete, diventerete CEO e chiamerete la jeepetta del CEO e la metterete anch'essa vicino alla base operativa ragazzi. Dovete fare così perché il vecchio metodo del teletrasporto non funziona più, e quindi dovete fare per forza così, o meglio funziona però non ci porta direttamente dentro la base operativa. Io ci ho provato svariate volte e a me non riesce, è riuscito così e quindi ve lo faccio vedere così. Quando avete messo le due auto in maniera da poter incastrare l'auto che adesso andremo a chiamare, o meglio la Sultan RS, siete pronti, chiamate la Sultan, in questo caso io la Sultan, però voi chiamate la Retro Custom insomma, io perché ho queste e duplico queste, e andiamo ad incastrare la nostra auto tra i due veicoli Pegasus. Ovviamente quando diventeremo presidenti quell'altro sparirà dopo un pochino, però comunque uno rimane, quindi per rifare il glitch basta che diventiamo CEO nuovamente, richiamiamo la jeepetta diciamo. Vi curate che fa il teletrasporto ragazzi, e quando siete sicuri che fa il teletrasporto come state vedendo, abbandonate il CEO e diventate presidenti. Quindi abbandoniamo il CEO, diventiamo presidenti, e ci dobbiamo mettere su presidente e rimanda veicolo in deposito. Però che cosa dobbiamo fare? Quando rimandiamo il veicolo in deposito ragazzi, dobbiamo essere abbastanza veloci, nel senso che comunque dobbiamo premere X e triangolo contemporaneamente,
automaticamente il veicolo tornerà in deposito, ci comparirà base operativa piena come state vedendo, e entrerete nella base operativa, ragazzi, con l'auto. Se lo fate diversamente, che lo fate da un'altra parte, non vi farà entrare nella base operativa, quindi dovete fare così. Purtroppo questo glitch richiede un po' di lavorazione, quindi ragazzi, non mi è cominciato a dire non mi funziona, non mi fa, non me... richiede impegno, ragazzi, e basta. Questo c'è per il momento. Il glitch dei soldi, quell'altro di cambiare sessione, sembra che ancora funzioni, a qualcuno sembra che ancora funzioni. C'è il glitch da fare in due che funziona perfettamente, e che altro dire, ragazzi? Nulla, vi porterò un glitch per fare la targa bianca se a qualcuno interessa, ma perché qualcuno me l'ha richiesto, ma io penso che sia proprio inutile avere la targa bianca, ragazzi. E nulla, oggi vi porterò anche un video con i saluti che vi dovevo a tutti quanti. Quindi detto questo, per ora un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.